Ma benvenuti ragazzi e bentornati a tutti in questo nuovo video. Ragazzuoli, beh, capita raramente di incorrere in giochi che attirano veramente la mia attenzione e meritano di essere continuati a giocare, soprattutto per quanto concerne il multiplayer online. Eternal Return è uno di questi. Eternal Return è un videogioco sviluppato da Kakao Games, non Kakao ma Kakao Games, ed è un gioco, ragazzi, free to play su Steam. Free to play su Steam, ma fra poco lo andiamo a vedere, senza prima ricordarvi e farvi l'ennesimo pippone, ricordandovi che per la crescita dei miei contenuti e del mio canale è molto importante la vostra collaborazione, quindi è gradita un'iscrizione al canale, un bel like al video e perché no la condivisione dei miei contenuti. Ragazzuoli, detto questo, andiamo a vedere Eternal Return. Ma qualcuno di voi dirà: ma perché stai portando un gioco free to play? Sì, ragazzi, è un contenuto sponsorizzato e vi faccio vedere subito perché. Mi è stata fornita un codice per sbloccare alcuni personaggi. Faccio vedere subito di quali parliamo. Il gioco all'inizio vi fornisce subito Yuki e sì, è questa Yeijin, mentre gli altri mi sono stati forniti con una chiave. Abbiamo quindi Adriana, Katie, Chiara. Ma Chiara non mi pare che sta tanto bene, deve aver mangiato pesante ieri sera. Jean, Lennox, Li Dailin, Nikki, Rozzi, Xiukai. Questi sono i personaggi che mi sono stati dati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E abbiamo anche quelli gratis settimanali, tra cui c'è Xiukai. E abbiamo anche sbloccato delle skin. Mi sono state date anche delle skin. Come vedete, la skin di Li Dailin, la skin di Chiara Giudice, Xiukai Cuoco, Emma Domestica, Lennox Boss, Rozzi della Rosa Nera, Niki gatto di strada, poraccia, questa la piccano sotto un attimo. Jean campione, e poi non mi sembra di vederne altri. Non ah, ecco qua. Adriana Pilomane, perfetto. Se non ci chiudevo nel canale YouTube, adesso ce lo chiudo. No, tacci te, a te quando ti dai fuoco. Comunque, a parte gli scherzi, direi di iniziare a vedere il gioco perché, ragazzi, merita veramente un video abbastanza lungo perché dovete assolutamente vedere quello che è il gioco. È molto importante che voi focalizzate questo gioco fra un survival e un gioco sulla falsariga di Heroes of the Storm di Blizzard, o se vogliamo Pokémon Unite, ma in realtà c'ha ben poco di Pokémon Unite, diciamo che rientra nel MOBA, ma è più una sorta di Battle Royale MOBA survival. Ma detta così è brutta, vi devo far vedere quello che è. Allora, direi di farci un inizio a gioco e facciamo normal match, che sono gli unici match che al momento abbiamo sbloccato. C'è ranked match, il combat protocol, il tutorial non ci interessa, andiamo subito in un match veloce. Cerca una partita, non crea una partita. Togliamo tutto. Non entriamo in chat, non si sa mai. Cerchiamo sta partita. Oggi è stato molto più veloce però a cercare la partita, devo essere sincero. Oggi me l'ha proprio trovata subito subito. Adesso vediamo se riusciamo a trovare un match da poter giocare. Ok, ecco qui. Ed è importante che voi osserviate quello che è questo gioco. Io direi di giocarvela subito con uno dei personaggi, Bernice, non so dove esce fuori, è uno sbloccabile sta settimana, con uno dei personaggi che
Ok, giochiamocela con questa, dai. Con uno dei personaggi che mi sono stati sbloccati. Io ero indeciso fra Frusta, no? Ok, andiamo con questo. Scegli personaggio. E gli mollamo. Niente, gli mollamo quella normale perché anni al servizio. Allora, vedete che c'è una mappa con un centro. Ora vi faccio vedere piano consigliato pistola, selezione tattica skill, non mi metterei tanto a smucinare, lascerei così. Queste poi sono cose che ovviamente se scaricate il gioco vi vedrete tranquillamente da soli. Come vedete ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 squadre da 3 personaggi. Ogni squadra ovviamente dovrà combattere con l'altra. Abbiamo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 persone, tutte, come vedete, nello stesso server. Oh, ecco qua. Perfetto. Ora, semplicemente non dovete fare altro che cercare i materiali per potenziare gli oggetti. Vedete, io già sto creando qualcosina e man mano, ragazzi, la mappa si chiuderà. Man mano che la mappa si chiuderà, ovviamente. Adesso lo ignoriamo proprio bellamente quello. Non ci interessa questo. Ah. A pipì, levati, per favore. Ma trovo un cazzo. Ah, ecco, vedi? Abbiamo trovato delle cose per poter potenziare un elmo. Il vestitino del zio Peppe. E ci diventa anche blu. Ecco qua. Sblocchiamo i vari potenziamenti. Man mano ci dedichiamo al finding. Vedete? C'è qualcuno qua? Se la Madonna, non ci hai tirato, cinghialo. Muori, cinghialo. Ok, vedi, possiamo migliorare la pistola. Possiamo migliorarci il vestitino. Oh, eccoci qua. E andiamo a cercare altro materiale. Io direi che è fantastico questo gioco. Per cui, per questo vi dicevo che potenzialmente non è un gioco da giocare in pochi minuti. Ok, ci aveva consigliato questa. E il pistola se lo siamo fatto, eh. Andare il pizzo che ce l'ha sto porco. Ok, fra 20 secondi si chiude il mappino. Io mi metterei in posizione. No, a te ti ignoro proprio, scusa, ma c'ho da fa'. Dove sono i miei compagni? Non lo so. Ecco qui sotto. Con questo ci evidenzia non so se avete notato. I materiali, quelli utili, li prende da sola. Guardate, vedete? Quelli che sono utili. Sorella, tu sei morta, cioè.
Cioè, sei pure venuta fino a qua, ci sei venuta. Pure te non credo che vai tanto lontano. Pium pium. Eppure questo è deceduto. Che okay, voi dite. Oh, c'è un'area ristretta, non so se vedete, che ci ha indicato la safety area, che dovrebbe essere questa. Ora, se qualcosa non mi inganna, dovrebbe essere qua. Ok, questa è l'area Battle Zone, quartiere residenziale. Ma non mi faccio i cazzi miei, ragazzi, scusate, ma famo finta che non ci siamo visti. Ok, tanto possiamo buttare questa. Questo che è? Motore raro. Ci può servire. Ok, l'anellino. Un bracciale perché mi parte. Ok. Io direi di fare un po' di punti. Pium pium. Madonna, un po' di polli. Ok, che cosa mi danno? Niente. Ah no. Danno le cosce di pollo, ovviamente. Non possiamo creare nulla. Mi sa che questa è meglio che. Ah no, anzi. Anzi, ti dirò, vi dirò. Ok, questo non c'ho niente. No, buono questo. Allora, claim reward. Vai con lo skin module, va. Allora, questo possiamo buttare. È veramente bello, ragazzi. Io veramente non so come altro farvi capire che è proprio bello come gioco. Porco, non ci interessa. La Madonna, qui quanta roba che c'è. Allora, facciamoci pure i maglialotti, va che ci aumentano dei livelli, i polli. Ah, io vorrei andare insieme ai miei amici, ma questi se ne stanno andando per i cazzi loro, non che mi serva l'aiuto loro, però. Oh, se c'era qualcuno qua, no? Wicked souls in churches too. These machines look dangerous. I
better be careful. Will there be anything to eat inside? Ma io ormai sto a posto. Fatemi capire. Siccome sono abbastanza forte per farlo. Ah, ok, qui 160 secondi e tornano, questo non ci serve. Oddio, aspetta. No, non ci serve questo. Dai, chiamo sala con un par di galline, va. Ah, tu scappi, fratelli. Oh, questo ci incuccola. Quella mica c'ha la mano però, eh. Madonna mia. Cioè, sei passata, mica mi ha aiutato, brutta stronza. Vabbè, abbiamo saputo i lupi, tanto. È veramente bello comunque. Posso dire e ripetere altre 600 volte che questo gioco è veramente bello? E ragazzi, è anche free to play. Cioè, gratis. Togliendo il discorso skin... E alcuni personaggi che ovviamente per essere sbloccati ci vorrà un po'. È veramente tanta roba sto gioco. Ma i miei compagni ci sono, esistono oppure hanno deciso di lasciarmi solo per l'eternità? Perché io capisco che... Io capisco che non c'ho bisogno e so forte, però... Cioè, non c'ho più niente, cioè non posso prendere più nulla per potenziare le mie armi, scusate, eh. Allora, vediamo qui dove sta la cassa. Se non scappate e mi vieni qui, fai un favore però, eh. Tanto lo scappa lui, non ti preoccupa. Yeah. Ammori. Madonna, quanto siamo forti. Stanno smadonnando perché questo è un personaggio che... Sicuramente richiede un po' per essere sbloccato. Credo che qualcuno starà bestemmiando. Credo fortemente che qualcuno di loro starà tirando madonne a gogo. Non so se posso prendere questo e magari potenziarlo o no. Mi piace. Soprattutto quando vinco mi piace. Rest in peace. Resta. Ah, sti polli mi disquaglio.
i bolletti di squaglio con le stelle. Oh, una cassa. Buono. Non so cos'è, ma è buono. Elegante Glow. Ok, lo posso fare? Sì. Ah, guarda chi c'è. Ho visto un fratellino, ho visto. Dove sta? Vieni qui che voglio squagliarti anche a te, su. Madonna mia, povera stella questo. Ma poveraccio. Ok, temo che sbloccando determinati personaggi tutto sia relativamente più semplice. Che è successo qui? Vedo un viola. Che cos'è viola qui? C'è qualcuno che... Oddio, che è? Non so se significa che c'è un nemico ignorante. Vabbè, vediamo. Non so che cos'è, ma va bene. Meteorite? Ah, ecco. Potenziamo. Potenziamo. No, ci vediamo quello epico. Se permetti, teniamo quello epico. Non so quello che cosa sto facendo. Cioè, l'altri stanno tutti in battaglia. Io sto a scappare. Che è questo zaino di merda? E ci vediamo dopo, eh. Direi che per ora sei un po' troppo fortino. Tu no. Oddio, tu no, era un parolone, però vabbè. Un po' sì. Che è successo? Ma che è sto rumore? Guarda se non gli veniamo fregati noi, eh. Ma io vorrei combattere contro quel coso viola. Aia. Ok. Chiaramente, come vedete, la mappa si rimpicciolisce. E chiaramente i giocatori... E chiaramente i giocatori più forti. Ah, quanta roba c'è stava accesso. E chi è andato a cagare? Rockefeller. Madonna mia, podacci. C'è qualcosa di viola qui. Allora, qui abbiamo un teletrasporto che penso che ci possa inviare, vedete qua, che sono le uniche due parti al momento esplorabili. Qui ne ha ammazzato qualcuno. Oh, no, vabbè, ci serve. Io credo che sia un po' complicato adesso potenziare il nostro equipaggiamento perché... Aia! Ok.
Ma sto da solo, raga. Questo ci può essere qualcosa di buono. Allora, leggendario, direi che questo leggendario ce lo giuliamo. E no, ci abbiamo l'epico. Oddio, leggendario è meglio. Quindi anche qui è meglio, perfetto. Mo' inizia a essere sempre più complicato per uscire da qua. Mi sa che non faccio un tempo. No, dai, ci moro così. No, che merda. Madonna, per culo mi sono salvato io. Ok, vediamo qui chi c'è. Questa è molto più forte di noi. Ok. Questa è molto più forte di noi. Ma quanto è bello sto gioco. Vitasa sa sta... Oh, questa sa sta comandà, eh. Io non si può... Cioè, se cedesse è meglio però, eh. No, non c'è intenzione di cessarci. Se cedessi sorella è meglio. Che cazzo sta pia? No, questa sta pia pizza così, sta pia. Ma dai, si è bloccata, si sta pa' ammazzare. Ma dai. Cioè, guardate che ha fa, si sta pa' uccidere, si sta fa. Dai, l'ha fatto apposta, l'ha fatto. L'ha fatto apposta, dai, è stato fermo. Per farsi uccidere, su. Cioè, c'era tutto il tempo di venire adesso. Comunque, ragazzi, so che il video è stato lungo, ma era opportuno farvi vedere questo gioco in tutto il suo divertimento, perché lo trovo veramente bello, veramente divertente. Un videogioco che unisce più meccaniche di survival, di crafting, più crafting che survival, di MMO. Di Battle Royale, veramente bello. Vi consiglio di giocarlo, di dargli un'occhiata perché, ripeto, è totalmente gratuito. Ovviamente, skin e alcuni personaggi ti chiedono di essere acquistati utilizzando una valuta in game oppure agevolando il tutto con soldi reali. Detto questo, dalla Tata di Nerd è tutto. Io vi saluto. Ciao a tutti e buon gioco.